Bentornati nel salotto di Bocca in Libreria, ricostruire senza sosta la speranza, la social TV della Libreria Bocca, l'hashtag da seguire social TVL Bocca, in modo tale che abbiate tutti ormai 300 rotti incontri fatti, siamo quasi a 360, una manifestazione culturale cominciata il 14 di settembre, con il patrocinio del Comune di Milano. Oggi vi porto sempre a Napoli, visto che abbiamo appena finito di incontrare Antonietta Matruda della cartiera Matruda, e oggi sono qui in compagnia con Annella Prisco. Ciao Annella, benvenuta e grazie per aver accettato l'invito della Social TV della Libreria Bocca. Grazie a voi, grazie davvero. Tra l'altro bellissimo perché da Amalfi, da poco vicino a Amalfi, la zona dei mulini, perché eravamo in compagnia di Antonietta Matruda nel collegamento delle 11. Adesso ritorniamo a Napoli. Tu ti definisci giustamente figlia d'arte perché tuo padre era Michele Prisco e la cultura italiana ha un debito di riconoscenza nei confronti della figura di tuo padre, sia dal punto di vista della scrittura, perché era un grandissimo scrittore, e dal punto di vista del giornalismo. Tra l'altro festeggiamo quest'anno i centenari dalla nascita di tuo padre, che era classe 1920. Infatti, bellissimo, Com'era il rapporto con tuo padre? mio padre è stato per me un grande compagno, un grande amico, anche perché purtroppo ho perso mamma che ero molto giovane, quindi diciamo che mio padre ci ha fatto un po' da padre e madre e c'era molto dialogo tra me e lui, molta attenzione, è stata una figura molto molto forte e molto presente nel mio vissuto. Tra l'altro, tu hai fatto studi classici, sei laureata in lettere moderne, hai iniziato la professione di insegnante, ora attualmente sei funzionario nel settore cultura della regione Campania, e quindi complimenti. E nel fuori onda dicevamo che però questa figura particolare di tuo padre, che era comunque faceva parte del campo della scrittura, ti ha inibito un po' a scrivere, però oggi tu presenti un libro. E infatti, una cosa strana, non so se si tratta di inibizione o cosa sia, la passione per la scrittura in me è nata proprio all'inizio del 2000. Precedentemente facevo collaborazioni a dei quotidiani, ho scritto per La Voce di Montanelli, facevo delle interviste, però l'idea di mettere in piedi una storia, di scrivere, di pubblicare è venuta fuori man mano, diciamo dal 2000 in poi. Mio padre, purtroppo, tranne una precedente pubblicazione, un lavoro a quattro mani con Monica Vanzini di fine 98, non ha mai saputo, visto la figlia scrittrice, quindi questo è una tristezza e però forse doveva andare così, evidentemente. Non so darmi una spiegazione razionale a questa cosa. Allora, Specchio Atrante, tra l'altro, quando è che è stato stampato? Sì, Quest'anno? è recentissimo, è uscito a fine ottobre, il 29 ottobre nelle librerie, quindi è proprio questa è la mia prima presentazione ufficiale in Italia, Beh, perché sono sono. onorato che tu abbia scelto la Social TV della Libreria Bocca per questa Infatti, la prima presentazione, presentazione proprio. che tra l'altro cade con la ricorrenza del centenario della nascita di tuo padre, e quindi potrebbe essere un gradito omaggio che lui sicuramente avrebbe gradito. Certamente molto, perché poi eravamo molto legati a Milano. Come ti dicevo nel fuori onda, io Milano l'ho frequentata da ragazza, c'ho anche mia cugina, la figlia di mio zio, l'avvocato Giuseppe, poi c'è mio nipote che lavora a Milano, quindi con Milano c'è grande feeling, grande empatia. Infatti l'unico rimpianto oggi è di non poter fare queste interviste in diretta proprio in galleria e in presenza, perché io ogni anno vengo a Milano almeno 4-5 volte durante tutto l'anno, in particolare inizio di dicembre, c'è sempre stata la consuetudine di venire a fare un po' le strenne, a dare gli auguri ai legami più cari milanesi. Quindi quest'anno purtroppo la situazione ce l'ha impedito. Annella, ci sarà sicuramente un'altra occasione, la libreria è storica, ha 250 anni, E lo so sicuramente tra bene. qualche mese avremo l'occasione, sarà mio piacere averti ospite ai tavoli in galleria. Tra l'altro, l'altra cosa particolare che un po' ci unisce in questo ambiente
ristretto, che è l'ambiente dei libri, è che tu pubblichi con Diego Guida, nipote del Mario Guida, carissimo amico, col quale insieme a mio padre Giacomo Lodetti nel 2004 all'interno della Libreria Bocca abbiamo fondato l'Associazione delle Librerie Storiche e Antiquarie d'Italia. Purtroppo a noi Mario è mancato e ancora peggio hanno dovuto chiudere anche le tre librerie che avevano sulla piazza di Napoli, che erano librerie storiche, ma vedo che vedi le cose ritornano, ci sono i famosi echi storici, il nipote non demorde e ha una casa editrice con la quale tu hai pubblicato il tuo libro. Certo, anche i precedenti libri, perché con lui ho già pubblicato tre opere: Appuntamento in rosso, Girasoli al vento e adesso Lo specchio attreante. Devo dire, una casa editrice con cui mi trovo bene. Poi Diego è una persona molto attiva, crede nel lavoro che fa con una serie di contatti. Quindi diciamo c'è un bel rapporto, perché io credo che sia fondamentale anche pubblicare quando c'è un'empatia, un feeling di fiducia reciproca col proprio editore. È molto bello. Io vo vorrei che tu ci raccontassi un po' un aneddoto su Diego, sulla casa editrice, visto che questo rapporto dura da anni. Nel frattempo ti dico che Messina si è collegato, Raffaele ti dice buongiorno, e si è collegata anche la Maria Rosaria Pugliese. Me li Sono tutte saluti, loro cose sono i miei amici storici, siamo colleghi, amici di penna, ma anche di tante altre cose, quindi con loro condividiamo veramente una serie di momenti, perché poi sono autori che apprezzo e quindi ci scambiamo tutta una serie di iniziative, di progetti. C'è la progettualità che è un po' la mia caratteristica, io sono una che deve progettare sempre. Infatti alla fine ero molto in dubbio se far uscire questo romanzo in autunno, data la situazione drammatica dell'Italia, di tutto il mondo, quindi sono stata molto in dubbio quando verso giugno Diego disse ma no, mettiamolo giù, facciamolo uscire in autunno, ero un po' combattuta proprio per la situazione pandemica. E poi invece alla fine devo dire che con tutta la diffusione dei social, le recensioni, questa vita che ormai stiamo svolgendo sul web, alla fine non me ne pento, perché il libro sta camminando con le sue gambe grazie a tutti questi altri sistemi e forse sta avendo anche un volano di visibilità diverso da quello che erano le presentazioni tradizionali che avrei dovuto fare in presenza e che magari mi auguro di poter fare nei prossimi mesi. Ok, allora parlaci un po' del libro, Specchio Attreante. Beh, diciamo che il libro nasce dall'esigenza e dal desiderio di sondare il tema del doppio, della doppia identità, che in fondo è quello che poi vive la protagonista, questa donna che a un certo punto della sua vita si trova a portare avanti due binari paralleli. E se ne chiede il motivo, lo vive con tormento, con inquietudine, però poi forse mi sono anche detta che la vita della protagonista rispecchia tante altre vite, perché io credo che la vita, da una sola vita, forse a volte non basta per vivere tutto quello che si può provare, che si può, per le situazioni che si possono affrontare. E indubbiamente la protagonista è un po' l'icona di una donna, da un lato molto tormentata, molto inquieta, con una fortissima emotività, dall'altro di una donna determinata. E poi ci sono una serie di colpi di scena che ovviamente non sto qui a rivelare perché toglierebbero il gusto alla lettura, fino a quando poi lei appunto si ritrova nella sua casa cilentana, in questa camera da letto un po' antica, un po' abbandonata, con questa toilette, lo specchio. Lei ha avuto da sempre questa passione di specchiarsi, lo specchio le ha dato sempre, da che era ragazza, delle risposte. Nello specchio lei trovava, chiedeva le risposte alla propria identità, e in questo caso è uno specchio a tre ante. Le due ante laterali sono i suoi due binari di vita, e lei si dà alla fine anche una specie di risposta metaforica. Il suo nome palindromo Ada, che in fondo è un nome che va a doppio binario, si può leggere in entrambi i modi. E quindi, diciamo, questa è solo l'anticipazione che posso fare. Poi per il resto lo lascio al gusto dei lettori di entrare nelle pagine. Sei un bel personaggio. E allora nasce spontanea questa domanda, perché io amo la carta, adoro i libri, da questo punto di vista sono anche feticista, li compro per averli. Poi quando mi viene voglia li leggo. E a volte entro nella libreria e ne compro 4-5 insieme. Quanto di tuo padre c'è alle tue spalle? Alle mie spalle, Eh sì.
la quella libreria. splendida biblioteca che vedo. Sì, sono nella casa, infatti, dove ho vissuto gran parte della mia vita, è la casa appunto di Paterna, dove c'è il centro studi Michele Prisco, e con una libreria alle spalle, che è solo una delle librerie, perché abbiamo 20.000 volumi, tra qui, l'altra casa dove abito, insomma, cominciano ad essere ormai ammontonati anche a terra con le come pile. Ora, per esempio, libri che sono arrivati dalla giuria di un premio che seguo, quindi arrivano in continuazione libri, perché oggi si scrive tanto, devo dire la verità. Però io faccio molto una distinzione, credo che si scriva anche troppo, e io penso che scrivere sia un po' un dono. Ecco, per esempio, gli autori di cui prima hai fatto cenno sono scrittori che apprezzo molto, sia la Maria Rosaria Pugliese che Raffaele Messina, perché hanno questa immediatezza, questa capacità di penna, ecco, diciamo, di trasmettere, così come invece vedo che poi ci sono dei libri che purtroppo talvolta non si riescono proprio a leggere, devo dirlo, è triste questo, perché tutti hanno voglia probabilmente di esprimere, però non sempre poi la qualità della scrittura. Io vado molto, do molto privilegio alla qualità. Così come per esempio io non riuscirei a tenere un pennello in mano, una matita per fare uno schizzo o un disegno, cioè io credo che poi sono un po' delle attitudini che ognuno si porta dentro. Certo, ascolta, come funzionario, su cosa state lavorando per la cultura oggi che a causa dell'epidemia è stata messa in grave difficoltà? Certamente le difficoltà ci sono, ma posso garantirti che nei nostri uffici si lavora tantissimo, perché appunto c'è il rapporto con tutti gli enti, con tutti gli istituti culturali. Io mi occupo nella fattispecie della valutazione dei progetti culturali e per l'iscrizione all'albo e quindi per vedere i vari requisiti di legge, perché c'è tantissimo fermento culturale nella nostra regione, sia a livello cittadino, sia a livello proprio delle altre province, e quindi naturalmente il riconoscimento della regione, far parte dell'albo di alta cultura, eccetera, sono tutti una serie di requisiti utili per dare un'identità maggiore all'organismo che ci viene presentato. Ci sono parametri di legge, vabbè, tutta una serie di cose. Io Tecnicismi, lasciamoli, tecniche, ecco, ok. non è che mi appassionano, diciamo, le mie passioni sono quelle più creative. Io considero, ma non sono il solo, e la dimostrazione è anche questo programma che io porto avanti dal 14 di settembre, è nato un po' per gioco, gestito interamente da me con tantissimi collaboratori. Gli incontri ormai, forse con tu, abbiamo superato anche quota 360, ce ne sono tantissime programmazioni fino al 31 12. Veramente la cultura è una panacea contro tutti i mali, ed è Ne proprio sono un'esigenza. convinta. È proprio un'esigenza sentita dalla collettività. Pensa che lunedì dovrò presentare un libro sulle botteghe storiche e l'assessore alle attività produttive del Comune di Milano ha detto: no, io voglio andare nel tavolo della Galleria Vittorio Emanuele della Libreria Bocca. E ovviamente per me è un onore, perché poi io ci metto passione e a me piace. E la cultura è veramente un qualcosa di sentito, di cui la gente ha veramente bisogno. Sono convinta di questo. Io penso che in questo mondo dove l'aridità purtroppo domina, la volgarità, un po' anche la mediocrità, la cultura è la nostra boa, è la nostra ancora di salvezza. E trasmetterla, ecco, persone come te che apprezzo tantissimo, che si fanno appunto carico di queste iniziative così lodevoli e così coinvolgenti, sono assolutamente da prendere ad esempio, perché io credo che la cultura significa proprio dare un messaggio di qualità, di sensibilità che affini gli animi, perché purtroppo assistiamo a una società, viviamo in una società che negli ultimi anni non è che stia dando il meglio di sé, però io sono un'ottimista, una fiduciosa. Quindi credo che se si riesce a tirar fuori da ognuno quell'anima nascosta che forse c'è in ognuno, sicuramente la cultura è il sistema migliore per andare avanti. La lettura, la comunicazione è importantissima. Io Non credo a questo. caso ho estrapolato da un intervento avuto nel precedente salotto, perché prima era in galleria perché si poteva venire, adesso può venire solo chi abita a Milano, adesso si è trasferito in libreria in differita e andiamo in tutta Italia. Ricostruiamo senza sosta la speranza, questo edificio di speranza
forza è praticamente la spinta che mi manda avanti quotidianamente. Qual è invece un tuo messaggio che vorresti lanciare via social, visto che a tutti coloro che fanno parte del mondo delle lettere, della parola, della scrittura, ho chiesto, e se non è un messaggio, qual è quella vo cosa ti dice quella vocina per farti andare avanti, ovviamente in un periodo così difficoltoso, soprattutto poi voi in modo particolare in campagna, ma noi Caspita. italiani, la gestualità, il non potersi toccare, il non poter stare vicino, cioè è veramente una cosa molto grave per per le nostre abitudini. Certamente il momento che viviamo è drammatico, è terribile, anche ora per esempio la prospettiva di come verrà vissuto il Natale mette una malinconia. Io preferirei, ecco, per le condizioni che ci stanno sottoponendo, di saltarlo a pie pari, cioè di vivere una quotidianità normale. Non so se la pensi come me, perché questo Natale monco dimezzato mi mette ancora più malinconia. Preferirei che fossero settimane di normale routine, perché è molto triste come verrà vissuto e come siamo costretti tutti quanti a doverlo affrontare. Se io devo dare un messaggio, il mio messaggio di fiducia, soprattutto io credo che quello che sia fondamentale, in fondo ne sono anche io un po' con me stessa una prova, perché mi sono cimentata a lanciare questo libro in un momento così difficile, e non venir mai meno ai progetti. Io credo che due sono gli obiettivi che ci possono portare avanti in un momento così difficile. Fiducia, quindi avere sempre un progetto. Ecco, vedi, tu prima sei stato gentilissimo nel dirmi ci vedremo in libreria, quindi mentalmente per me già significa che magari fra dei mesi sarà il progetto di tornare a Milano, di venire a trovare gli amici, di venirti a conoscere di persona. Avere dei progetti, secondo me quello è fondamentale. E poi cercare di non venir meno e di non rinunciare al tessuto emotivo, perché questo in fondo è anche un po' il messaggio del mio libro, che devo dirti contrariamente, cioè proprio sta avendo dei bei riscontri. Ma credo che il segreto di questo libro, perché poi in fondo è una storia, come ce ne possono essere altre, è che è un libro che va al tessuto emotivo del lettore. Io credo che ognuno di noi ha bisogno di vivere ancora delle forti emozioni in questo clima di generale avvilimento, pessimismo, con questo tam-tam mediatico che purtroppo non ci aiuta, perché cioè, delle volte si sconfina veramente nel terrorismo mediatico. Le notizie vanno seguite, vanno sapute, vanno monitorate, però c'è un allarmismo cosmico. Io credo che c'è un allarmismo esagerato. I problemi e i casi sono drammatici, le cifre parlano da sole, il dolore, il dramma di questi medici, di questi ricoverati, delle case di riposo per anziani. Questa è tutta realtà, per carità. Lungi da me non considerare la gravità del momento, però credo che si tende anche molto a non dare mai un messaggio di fiducia, di speranza. C'è proprio un'inquietudine che viene trasmessa e che purtroppo ognuno di noi assorbe, perché io non lo nego, c'ho anche io tante volte dei momenti di profondo proprio malessere, disorientamento. Quindi la cultura ci dà quell'ancora per andare avanti. Annella, è stato veramente un piacere averti ospite all'interno di questo programma della Social TV della Libreria Bocca, e proprio per dire le difficoltà, io l'altro giorno sono dovuto andare a casa, noi siamo comunque quattro figli con i genitori, stare in casa, apri la finestra, mettiti la mascherina e stai lontano più di 1 metro, cioè è veramente un'angoscia da questo punto di vista, anche perché noi siamo italiani, noi siamo abituati all'abbraccio, al bacio, a star vicini, cioè Fa è parte veramente proprio di noi, da certo. parte di noi e del nostro Certo. DNA. Quindi ci vuole veramente tanta speranza che le cose ovviamente migliorino, che si trovi finalmente un vaccino e che la gente possa tornare in tutta tranquillità a stare vicino e a socializzare. Nel frattempo, però, usiamo i social media che ci danno la possibilità di essere vicino ma lontani e comunque di dire ancora quello che potremmo dire la nostra. Io ti ringrazio tantissimo. Sono io che ringrazio te, la libreria, tutti voi dell'invito, graditissimo, perché veramente, ripeto, è la prima presentazione del mio specchio attreante, quindi farla nella storica Libreria Bocca, Milano, città a cui sono tanto legata, in un posto così storico e ricco di tradizione, per me è motivo di grande onore e di grande speranza che le cose continueranno a camminare sulla china che hanno preso. Quindi veramente grazie a voi dell'invito e di tutto.
Allora, mi raccomando, Diego Guida Editore, specchio attraente, niente, acquistabile in tutte le librerie d'Italia o su internet per chi non si può muovere, penso su eBay, Amazon, penso che Guida sia ben Sì, distribuito. Un caro saluto messaggeria. al nipote del grande Mario, che è una figura che io ho avuto l'onore e l'occasione di poter conoscere, sono stato anche nella sua libreria a Napoli quando era ancora aperta, e un caro saluto a te che mi hai fatto ricordare e rivivere i momenti della conoscenza di Mario Guida. Grazie, di nuovo grazie.